Facciamoci due passi in riva al lago. Tanta roba. Bello. Non fa fresco, ma c'è una bella umidità. Ai più potrebbe dar fastidio, a me piace. Andiamo un po' a vedere se esiste della fauna in questo lago, della fauna marina. Che c'è qua? Billo. Allora ragazzi, qui siamo in Val Falcina, è un sentiero naturalistico che parte da dietro dove abbiamo parcheggiato il camper e il lago che vi ho fatto vedere prima, e sale, fa tutto un giro, un sentiero naturalistico. Questo è un posto fantastico per il cane, infatti è già scappato avanti con mia moglie. Allora, vi volevo raccontare qualcosa, aiuto, sul lago. Il lago del Nis è un lago di natura artificiale, non balneabile, facente parte della comunità montana delle Dolomiti Bellunesi. Allora, questo lago artificiale non è balneabile ed è trattenuto da una diga eretta al paese più sotto del quale, scusate, non mi ricordo il nome. Onde non ammazzarmi, ci vediamo più tardi. Ciao! Devo dire che l'inizio è abbastanza pesante. Sale parecchio. Anche unendo il fatto che non siamo tanto allenati, non aiuta di certo. Speriamo che su si tranquillizzi un po', perché sennò è dura, tanto dura, ma non ci facciamo spaventare. Avanti, ci aggiorniamo. Notare il mio sconvolgimento fisico, sudatissimo, è veramente impegnativa, ma non smette più di salire. Vediamo un po', andremo in quella direzione, pure Billy è stanco, vedremo come andrà, se arriveremo alla fine, non si sa.
Casera Scalada, sentiero natura Val Falcina. Anche la roccia si inginocchia. Le immani forze che hanno sollevato dal fondo marino le rocce che frullano le montagne del parco hanno piegato gli strati rocciosi. Da questo punto del sentiero potete osservare la piega a ginocchio dei Monti del Sole, con gli strati verso la Val Belluna verticali. La foto non so se si vede. Proviamo un po' a vedere se riusciamo, ma ci sono gli alberi, a vedere questo ginocchio. Ma non si vede moltissimo, ci sono troppi alberi. Vediamo più avanti. In teoria sono quelle vette là. Da notare che questa Val Falcina, a parte la difficoltà impegnativa del tracciato, a cui non vi nascondo che bisogna essere anche un po' allenati, è molto molto brulla, nel senso lasciata proprio allo stato naturale. È una terra molto dura, molto molto selvaggia, volutamente lasciata così. E sinceramente, visti i periodi che stiamo attraversando e lo sfascio totale che l'uomo ha combinato e ha indotto alla natura, ne sono veramente contento. È un posto quasi ancestrale, primitivo. Allora, dopo un po' di cammino stiamo scendendo, siamo arrivati in un punto spettacolare laterale del lago di Miss, con una vista veramente mozzafiato. C'è gente che si butta in acqua, c'è uno con una specie di kayak a remi. Adesso arriviamo al livello, vi faccio vedere. Tanta roba, bellissimo, guardate che posto. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro cammino. Non ho ripreso moltissimo prima perché i posti erano abbastanza uguali. Quello che volevo farvi vedere, guardate l'acqua.